che meraviglia. Guarda che bella. Io entro e dico: si è aperta una porta. Ma hai capito i Ghost Hunter cosa fanno? Cosa? La porticina di vetro. 1893 è morto il 26/3 del 76. Insomma, qua già ci si pone un dubbio esistenziale, a sinistra o a destra, e già io lì vedo una scaletta che va su, eh. Facciamo così, andiamo a destra. Vai. Questo... cominciamo subito col botto. Questo cos'è? Carbonita? Ah no, cemento. Wow. Era bellissima questa casa. Guarda questo camino, che bello che è. Ma questo è di design, mi sa. Questo è di design. No. Tra l'altro il passaggio per andare su di sopra è dietro il camino. Guarda, figata. La scala andava su da dietro. Ma si può salire? Si può salire, ma mi sa che di qua è un po' dura. Hai sentito una voce? Allora, qui c'è il parquet, bellissimo, e guarda, tutto intorno alla stanza c'era il marmo verde. Cioè, questa era una casa... Questo è il mio sogno di casa, avere una casa del mio. È bella, un po' sistemata meglio, però... Cioè, wow. Sì, dobbiamo stare attenti all'intonaco che cade. Tipo sopra di noi in questo momento. Sopra di noi in questo momento, eccolo lì. Questo mi viene... Questa che cos'era? Questa era una... Era una finestra? Questi sono i cornicioni di una finestra? Porca troia! Sono andato giù col piede. Quello? L'avevi notato? No. È una lapide? È una lapide? Oh cazzo. Immagino uno seppellito dentro casa. Minchia. Minchia. Questa è proprio... l'altra volta non l'ho mica vista, dal sopralluogo. 1893 è morto il 26/3 del 76, praticamente precisamente 20 giorni dopo la mia nascita. Magari io sono la reincarnazione di questa persona. Questa era una dispensina. Un armadietto. Qui non era un ingresso, era il retro. Ma che belli anche questi. Sì, sì, è una ristrutturazione secondo me che hanno fatto negli anni 50-60. E la casa è comunque più antica. Qui c'è una ragnatela penzoloni. Una sedia del Medioevo. Vai, questa nicchia. Quella sembra più vecchia, eh? Cavolo. I mattoni, no beh. Ma cos'è? Ma hai notato? Guarda per terra. Ma... sembra neve. Assurdo. È tutto l'intonaco, ma sei tipo boh, sbrisolato. È tutto questo, guarda. Sì. Cioè, questo ragazzi è... Cioè... Sì, è intonaco, ma si stanno sbriciolando proprio i mattoni. Sì. Non so, sembrava l'ingresso di un forno. Però comunque sta venendo giù. Sta venendo giù bene. Beh sì, questo è tutto da realtà. Ah, lì c'è un residuo di tenda. Bella, eh. Anche lì qua come era ricamato tutto. Ah. No, deve essere stata una casa favolosa, Jack, questa. Purtroppo l'umidità sta distruggendo tutto, tutti i mobili si stanno
si facevano i monti già con internati, cioè nel senso qua doveva essere una libreria. Sì, sicuro. Sì, ma mi sa che anche questa era una libreria. Sì, infatti guarda, sì. Vedi, c'erano i piani. Tutta questa era una sorta di salottino qua. Perché ovviamente qui aveva più usi. Ah sì, veramente bello. E qua? Qua c'è praticamente l'ingresso dove siamo entrati noi qua di fianco. Siamo entrati da di qua. Okay. Qui c'è... Cosa c'è? Un bagno? Senti che arietta freschina. Cesso. Ma qua. Ma che lavoro. La corda. Il tessuto. Sì, tutta la stanza questa. Con quella grata lì. Il grate in ferro battuto. Qua c'è ancora un altro. Che storia è. Eh? È particolare perché la vedi che è un gusto degli anni 50-60, però distrutta come se fosse antichissima. Che qui questi pilastri, però. Ah, ma che è la mia fila? Ma Lorenzo, non è la mia fila? Non ci credo. Cos'è? No. Guarda. Guarda. Guarda di dove arriva. Hai capito che qui qualche costante. Fai vedere come funzionava? Ah, l'hanno tirata dall'altra parte. Cioè io entro, facciamo la prova. Io entro e dico. Si è aperta una porta. Allora, Jack, in paese qui dicono. Però lo dicono secondo me, non so se è verità oppure no. Che questa era la casa di Gio Ponti. Del ceramista designer. Ceramista designer, famosissimo. Architetto designer. Ma che cammino. Sì, qua si va fuori. Ragazzi, ma qua è incredibile. Ma che meraviglia. Ma che bello. Cioè, un caminetto. Dove... Cioè ti sedevi anche, comprendeva le sedute, là. Sì, sì, era il caminetto dove ti sedevi dentro. Hai sentito? Sì. Ma che trave. Ragazzi, mio Dio. Noi scegliamo i giorni sempre col vento per andare a fare lo Skertax, eh? Guarda, mi si è ghiacciata la pelle. No. Questi sono dei passi. Sì che sto sentendo, ci sono dei passi. Allora Lorenzo, fai un passo largo. Ragazzi, abbiamo sentito dei passi. Allora. Un attimo, Jack. Volevo raccontarti praticamente della storia di questo posto. Ok. Nasce come cascina. Cioè, nasce come cascina. Diciamo che è una cascina molto antica, molto vecchia, e è penso un industriale o comunque un uomo facoltoso l'ha comprata e se l'è fatta ristrutturare. Se l'è fatta ristrutturare spendendo un sacco di soldi, perché poi vedremo durante l'esplorazione che è molto bella, c'è cioè proprio design. Okay. E pare sia stato Gio Ponti a fare
la ristrutturazione. Cioè, questa cosa è bellissima. Potrebbe essere vero come potrebbe essere falso, questo non lo sappiamo, sono voci di paese. Comunque notiamo che la casa è di gente facoltosa. Però la casa l'hanno lasciata in abbandono, non l'hanno più usata perché è sempre in paese. Dicono che non si sentivano bene qua dentro. Cioè qui dentro hanno cominciato ad abitare, prima fissi, poi hanno cominciato a venire solamente d'estate o solamente alle feste, tipo alle ferie, farsi le ferie. Che è vicino al lago. Okay. E poi hanno deciso di non venire più, basta. E quindi dall'oggi al domani non è più venuto. Dall'oggi al domani non è più. Senti. Sì. Non è più venuto nessuno. Dopodiché hanno deciso di venderla e comunque non l'ha presa mai nessuno, quindi cerchiamo di scoprire perché è successa questa cosa. Ragazzi, wow, bellissima questa casa. Grande, sì. Lorenzo. Sì, l'ho trovata così per caso. Cioè per caso, sentendo le storie del paese. Guarda questa porta. Cioè ci sono sempre degli inserti molto particolari, questi vetri bianchi. Cos'è questo qua? Questa è la caldaia. Ah, che strana, non l'ho mai vista. Questa vedi, è una caldaia nuova. Hai visto questo? Wow, che bello! Bellissimo. Qui c'era una porta forse per uscire, ma l'avevano blindata tutta. Poi a un certo punto l'hanno messa in vendita. E che il vento è sempre molto molto rassicurante. Oh mio Dio, ma è guarda bellissimo. Guarda che meraviglia. Guarda che bella. Quindi vedi, hanno lasciato degli inserti ancora storici. Lì c'è proprio un'altra entrata, cazzo. Proprio è aperta così. Senza nessun ritegno, in centro al paese. Vuoi chiudere un attimo la porta così? Questo è un altro bel camino, sicuramente un camino storico che poi hanno deciso di laccare. C'è qualcuno? Ah, il tuo, il cavo. No, come ho fatto a fare questo rumore? Sì, così. Madonna che spada. Sì, sembrava qualcuno che bussava. Ragazzi, mi sono cagato. Dio santo. E quindi dicevo che hanno laccato praticamente questo camino. Un estintore vecchissimo. Cioè. Ma sto TV? Mamma mia. Cos'è che è Libertas? Libertas. Poteva essere lo stemma, Lorenzo. Vai. Ma qua è pericolosissimo. Qua è pericolosissimo. Sì, fai vedere. Guarda lì. Che è crollato tutto qua. Guarda nessuno. Sì. Si vede proprio il tetto. E qui. Va a letto lì. Che quella credenza lì va come marciuta. Mamma mia. Ho strane vibes, di questo posto. Non lo so. Sto cercando di capire, ma che ti. Guarda che meraviglia questa finestra con le tendine dietro alle ragnatele. Questa era la cucina, sicuro. Infatti quella lì è il coso della cappa. Della cappa? La cappa, sì. Il guanto. Quanto? Il guanto da cucina ancora qui. Cos'è questo? A me non fa strano pensare l'ultima volta che questo guanto. I coltelli. Sì, che questa cosa qui è stata tolto dalla mano e posizionato lì. Sì, per l'ultima volta. Era l'ultima volta. Guarda l'altro. Ops. Per
Perché si è spenta, no? Sì, so. Mi hai sentito? Sì. Ma mi si è scaricata la batteria, Jack. Guarda come si muovono quei cosi là. Ragazzi, non vogliamo disturbare assolutamente. Siamo venuti qui a curiosare in questa casa. Sta andando, no? È nel rosso. Sì. Andiamo a vedere che cos'è stato. Andiamo a vedere. Oh, c'è qualcuno? Non stiamo facendo niente di male, eh? Ah, si sono chiuse quelle porte lì. Oh, col colpo di vita si sono chiuse queste porte mentre stavamo riprendendo. Però cavolo, cioè. No, ci vuole un bel vento per chiudere. Mamma mia. Vabbè, stavo ricordando al punto dove eravamo rimasti. Abbiamo rifatto il chuck. Lo stavano facendo, è arrivata una flotta di vento, ci sono stati... È fermata però, no? Sì, ci sono stati tantissimi rumori. Perché, secondo me, perché ho ricordato il fatto della villa che è stata abbandonata così di botto. E noi siamo qui per capire, cercare di capire che cosa è successo. Continuiamo l'esplorazione. Andiamo avanti. Qui ci siamo fermati. Sì, e ripartiamo da qua. Come diventa stretto qua? Qua ci sono delle scale. Guarda qua. Ma come è fatto a staccarsi così sta roba? Incredibile. No. Pensa se suona Adri. Qua? Oh. Orco. Ma tu sei già andato di lì? Conosci cosa c'è lì? Sì. Andiamo. Occhio, guarda. Sì, passiamo. non è bello, eh. Questo cos'era? Il posto dove lavavo i piatti? Guarda il glicine come si sta pigliando tutto quanto. Guarda un soffio qua sopra. Sì, passiamo qua senza l'occhio. Allora, anche qua sopra non è bello. Lorenz, qua è grave. Hola Jack. Di qua si va fuori. E lì è la parte più vecchia. Ancora più vecchia. Vado fino là in fondo. Queste scale sono marcissime. Sicuro? Sì, guarda, là non ci sono più scalini, sono marciti proprio. E poi se metti un piede lì vedi che tutto il montante balla. Tu dai un colpo, vedi, cioè questa, se si spacca non viene su più. No, è alto. Però secondo me ci si arriva da un'altra parte. Dici che è un'uscita. Secondo me non poteva essere solo quella l'entrata. Torniamo indietro a dove siamo arrivati. Ok. Che non vado da nessuna parte. Ah no, non l'avevo visto, sono murate. Sì, sono murate. Ma no. Ma questa
questa c'era una porta blindata, tu dici che era un altro ingresso? Era un altro ingresso, secondo me era l'ingresso della servitù, perché è troppo stretto lì. Quindi torniamo da dove siamo arrivati, che ci sono le scale per salire. Qua. Perché fino in fondo là, poi dopo dobbiamo scendere. Jack, hai visto come si è chiusa bene? No, cioè... Non l'hai visto come si è chiusa sì, bene? Sì, l'ho vista. Ah, ma ci sarà questo topo, scusa. Eh? Ehi. Oh, Lorenz, mi sto pigliando male. Non è che stai... Ma erano aperte quelle ante prima, scusami. Non mi ricordo. Sei qua? Vuoi dirci qualcosa? Hanno occupato la tua casa? Si chiudeva la porta di qua, ti giuro, sembrava una presenza immateriale proprio dietro di te. Ma cioè, perché? In che senso? Io illuminavo, girati, guarda. Aspetta. Minchia, ho sentito un rumore bruttissimo, Jack. Era un rumore di tessuto che frusciava. È come se avvertivo che c'era qualcosa qua che mandava tutto verso di noi. Era una roba, cioè, boh. Ma no, questi erano dei passi, Jack. Ma andava a prima di là. Io l'ho sentito su di sopra. Andiamo su a vedere. Sentito? Sì, minchia, ma è piena di rumori sta casa. Oh mio Dio, oh mio Dio. Non pensavo era così piena di rumori. C'è qualcuno? Che mi pare che finisca qua. I soffitti sono pericolosi. Qua c'è una rete attaccata al muro. Ma qua era minchia, i soffitti sono pericolosissimi. Via, via, via. Tenti le ha lasciate qua, eh. Oh mio Dio. Questa era la camera padronale. Dove sono quelle lucine? Quale lucine? Quale lucine? La finestra. Oddio, cos'è? Vabbè, la casa. Che lucine?
Caduto un pezzo dal soffitto? Credo, l'anzi è pericolosissimo. Sì, andiamo di qua. Devo fare... Ma guarda che qua c'è la figlia, eh? Di qua? Sì, sì, no, ma volevo vedere qua. Qui c'è un bagno. Guarda com'è conciato questo bagno. Guarda le come delle mani che entrano in ogni pertugio per prendersi il bagno. Ancora le salviette. Incredibile. Qua il cesso come si è ridotto. Sì. Quasi sembra che siano uscite da dentro, guarda. Sì, sì. L'abbia scoperchiato. Hai sentito? Io sento dei continui come se fossero dei sub. Sì, dei suoni molto profondi. Guarda. No, ok. Qua. Qui doveva entrare qui dentro, sì. Sì. Qui hanno accatastati tutti però. Hanno creato una specie di cabina armadio. Incredibile. Questa serve per tenere sulle parrucche. Bene. O i cappelli. Anche lì. Cappelli, sì. Perché parrucche. Cappelliere. Aspetta che ci spostiamo da queste finestre. Guarda qua che creepy che è. Però è veramente pericoloso. È pericolosissimo, sì. Quel camino è vecchio. Quel camino è vecchissimo. Qua c'è una valigia di cartone mangiata dai topi. Non la riconoscete neanche. Vieni. Guardati qui. Questa è chiusa, questa porta. Guarda. Chi l'ha chiusa adesso? Cioè, la pila fa momenti fatica a arrivare in fondo, Lorenz. E qui... Oh mio Dio, ma cos'è sta cosa? Qua ricomincia il parquet, quindi vuol dire che era già la parte più signorile. Questa era la stanza. Chiusa? Guarda qua, un cavo elettrico. Questa sbatte tra poco, sicuro. Ma qua c'è una stanza a fianco. Ah, si ricollega il bagnetto di là. Sì. Ma va che porta piccina. Ma pensa a te. No, ma i rami che vengono giù dal tetto sono inquietantissimi. Aia, qua è caduto tutto. Sì, si vede il tetto, le tegole. La porticina di vetro. Puttana va. Si è richiusa. Figlio, il vento è bastardo, eh. Il vento è proprio bastardo, cioè. No, cioè, quello che l'abbiamo detto, ma ti immergi di nuovo nel guardare le cose. Non si apre più. Ti immergi e poi ti si chiude la porta in faccia. Qua c'è la sedia. Vaffanculo. Guarda, vento non vento, sono agghiacciante. Qui c'è fuori un terrazzo. Ma si può uscire? Ma quella sedia lì? Bellissimo, eh? Bellissimo. Un po' bassa. Un po' bassa. Certo. Sono le gambe corte. Cioè mi arrivava. Sì, un po' da bambino, eh? Da bambino. Questa era la stanza di un bambino? Sì. Guarda che belli sti cessi. Però sono. Quanto cavolo è di 70. Ma la vasca piena d'acqua! Sì. La vasca piena d'acqua con dentro l'intonaco caduto dal soffitto.
Ma perché piena d'acqua? Cioè l'acqua, le persiane, scusami, sono pure chiuse, quindi l'acqua non può essere entrata dalla finestra. No, entra tutto dal soffitto, dal tetto. Cioè tu dici che talmente che... Cioè il tetto fatto col culo. E alla fine si è preservato perché qua è piastrella. E quindi questo fa da raccoglitore, dopo un po' esce fuori. Guarda. Ci vedi, qui era più... A me piacciono anche questi cosi qua. Mi piace un casino. C'è un po' un pene, sì. Lì. Una volta li mettevano proprio con le piastrelle. No, ma i sanitari, guarda, è così bello vedere i sanitari ancora sani, Jack. Sì, bellissimo. Sì. Infatti hai notato che qui non è entrato nessuno a fare graffiti o a spaccare tutto. È... Guarda che questo lavandino è meraviglioso. Volendo. Questo lavandino è recuperabile e secondo me è un oggetto d'arte bellissimo. Cioè, è veramente bello. Ho fatto un piede così, mi è sprofondato, vedi? Sì. Questa è una zona bruttissima, vedi che è caduto giù tutto e qua... È il vento, ragazzi, eh? Però in una casa abbandonata, con porte che si muovono da sole, finestre che sbattono, è veramente devastante. E cos'è che si muove? Che Io sto godendo tantissimo, non so perché, non mi cago più addosso, sto godendo tantissimo perché è come se questa casa fosse viva, hai capito? Viva. Ci sta regalando un'esperienza. Ci sta regalando, sì. Grazie al vento. No, ecco, lì no, non lo voglio mettere il piede, va bene. Guarda che cammino, guarda che bello. Madonna, sei marcio. Questo cammino, cos'è quello, è marmo? Un tipo sì, di marmo? Marmo verde, è bellissimo. Qui ci sono dei mobili, però ragazzi, però siamo in una situazione, guarda, veramente, cioè questa parte qui c'è il controsoffitto guarda, oh mio Dio, guarda là, cosa? Sei chiusa ancora? L'ho fatto io. Ecco, con l'energia delle tue mani. Con l'energia degli Scarbucks. Lorenz, bellissima, bellissima, mi sta piacendo tantissimo. Sono contento. Adesso abbiamo fatto tutta l'esplorazione di questa area della casa. Adesso torniamo giù, andiamo fuori un attimo nel cortile della casa e entriamo nell'altro edificio, perché ha forma di L questa casa. E quindi andiamo nell'altro edificio. Ragazzi, mi raccomando, io faccio sempre un po' il reminder. Vai. Iscrivetevi al canale, mettete un like o un dislike al nostro video e soprattutto commentate, dateci il vostro parere e continuate a seguirci, perché presto arriveranno un botto, un sacco di Scarebugs nuovissimi e anche dei nuovi... Non lo so più, Lorenz. Dei Scarebugs. Nuovi... Caffè. Caffè.